Camille Cabeltera, insomma la quarta eliminata a sorpresa, diciamolo subito, togliamoci subito il sassolino dalla scarpa, te l'aspettavi oppure no? Sinceramente un pochino me l'aspettavo, mi sono sempre, l'ho detto anche agli altri concorrenti, la prima volta che vado in ballottaggio di sicuro vado a casa, l'avevo detto, però diciamo un pochino, cioè dentro lo sapevo. Però ovviamente in testa continuavo a dirmi dai no, devi arrivare almeno all'inedito, perché avevo il mio inedito, l'avevo scritto io, volevo farlo sentire. Però vabbè, è andato così e spero di riuscire a farlo sentire comunque agli altri. Senti, quando Morandi ha preso la decisione, no, di salvare Rita, si è molto discusso sul web, sui social e tutto quanto, e anche lì ti aspettavi che avrebbe preso una decisione del genere, oppure in cuor tuo insomma speravi che qualcosa accadesse? Sapevo di già che Morandi avrebbe scelto Rita, anche perché il loro diciamo genere è molto simile, quindi Morandi ovviamente capisce più lo stile di Rita, però ovviamente anch'io speravo qualcosina per me, però vabbè, è andato così e sono contenta comunque del percorso che ho fatto. E adesso chi speri che arrivi fino in finale, almeno dei tuoi amici o anche chi non è nel tuo gruppo? Io spero che, so che volevate tanto che uscisse Rita, ho visto sui social, però comunque lo dico, spero che Rita arrivi in finale con Lorenzo di Cifra e Maneskin. Hai accennato prima al tuo inedito, ti va di farci sentire un pezzettino del ritornello cantato così a cappella, nudo e crudo? Tanto lo sapete di già anche. Is it worth it? Feel the pain for fame. Is it worth it? Non so. Grazie Camilla, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille.